Partiamo da quella che è la missione di Procter. Questa è la nostra missione aziendale in tutto il mondo, è fornire prodotti e servizi di qualità e valore superiori per migliorare quella che è la vita dei nostri consumatori e soprattutto con un occhio a quelle che sono le nuove generazioni. Questo è un chiaro messaggio di sostenibilità che la compagnia porta avanti ormai da un po' di tempo in tutto quello che svolge all'interno della produzione e commercializzazione dei suoi prodotti. Procter ha 300 marche, opera in 80 paesi e ha 138.000 dipendenti, quindi sicuramente si può parlare di una società globale. Marchi ne abbiamo tantissimi, sono 23 le marche che hanno un fatturato di più di $1 miliardi. Qui ne vediamo tante che nel nostro paese magari non sono così note, però per fare due esempi a voi noti, lo shampoo Pantene nel mondo fattura più di $3 miliardi, piuttosto che i pannolini Pampers, che sono un brand globale tanto quanto Pantene, fatturano più di $7 miliardi. Molti brand sono in crescita ed è, devo dire, un punto d'onore di vedere fra questi a livello globale citati due brand puramente italiani, vediamo Ace Candeggina e Dash, il nuovo arrivato Dash Lane Delicati, che sono stati fra i brand in più grande crescita nell'ultimo anno. Vediamo come è strutturata Procter in Italia per quanto riguarda i marchi. Sono tre divisioni principali, partendo dalla divisione di Beauty Care. Ci sono brand globali come Olax o Mass Factor e brand assolutamente locali come Infasil. Quindi il nostro portafoglio prodotti è sicuramente formato da grandi colossi assolutamente globali e anche da piccoli gioiellini di natura assolutamente locale. Questo fa il lavoro di Procter in Italia un lavoro decisamente global, come qualche altra persona prima di me ha nominato. Quindi un'attenzione al globale, all'economia di scala, ma anche una grande attenzione a quello che è il consumatore locale e l'essenza del brand a livello italiano. Seconda grande divisione, Household Care, all'interno della quale ci sono tutti i prodotti di pulizia e di cura dei tessuti, quindi da Dash a Mastrolindo, a Viacal, al nuovo arrivato Fairy o alle pile Duracell, e la divisione di Health and Wellbeing con i prodotti per la salute, quindi divisione VIX piuttosto che Oral Care con AZ, Oral-B e Cookident. Veniamo a quali sono a livello, diciamo, globale dell'azienda i nostri punti di forza. La prima cosa è l'ascolto del consumatore. Perché bisogna ascoltare il consumatore? Chiaramente conoscendo la persona o le persone a cui vogliamo parlare riusciamo anche a capire di fatto che cosa vogliono dalla nostra marca, dai nostri prodotti. Quando prima abbiamo detto che la nostra missione è quella di migliorare la vita dei nostri consumatori, chiaramente dobbiamo sapere in che modo questa vita può essere migliorata. Per cui abbiamo sviluppato delle tecniche di approfondimento della conoscenza del consumatore, definito dal nostro CEO Laffley, il nostro boss, il nostro vero capo, che vanno ad indagare non solo la parte conscia, quindi quello che il consumatore spontaneamente ci dice nelle varie attività di ricerca, da focus group a interviste personalizzate o ricerche quantitative, ma vanno anche a scavare in quello che è l'inconscio, quindi quelle cose che il consumatore direttamente non dice, però che influenzano il suo atteggiamento e il suo vissuto nei confronti della marca. Questo ci porta a costruire delle grandi marche, perché avendo un target preciso, quindi sapendo esattamente a chi andiamo a parlare e sapendo anche come farlo, costruiamo dei brand con una grandissima equity e chiaramente brand che hanno un'immagine molto forte sono tendenzialmente quelli che crescono di più. Un altro pilastro dell'essenza di Procter è l'innovazione. Parliamo di innovazione sia commerciale, innovazione anche in termini di prodotto e di comunicazione. Noi abbiamo grandi connessioni sia interne, quindi lo sviluppo di prodotti da parte di quello che è il reparto ricerca e sviluppo opera anche in connessione fra categorie di prodotti diversi. Per fare un esempio, spesso e volentieri quando si parla di profumi all'interno di prodotti di pulizia a casa o di detergenti, noi abbiamo una grande connessione con i ricercatori del reparto fragranze. Questo perché? Per fare in modo che il profumo, in realtà anche in categorie dove non è sicuramente un profumo tipo profumeria o boutique, venga però a dare al consumatore un'esperienza decisamente diversa e superiore rispetto a quello che una compagnia che non ha questo tipo di tecnologia possa offrire. Oltre a questo abbiamo
anche grandi innovazioni nel modo di rivolgerci al mercato. Qui vediamo un esempio che appartiene all'anno scorso, Dash, che ha intrapreso una campagna di una campagna per cui si invitavano i consumatori ad abbassare la temperatura di lavaggio. Questo ovviamente portava il consumatore a risparmiare energia e quindi avere meno impatto per l'ambiente. Una campagna che abbiamo fatto anche in collaborazione con Enel, regalando all'interno di Dash, Enel regalava all'interno di Dash delle lampadine a basso consumo. In questo modo Dash ha avuto chiaramente un ruolo diverso rispetto ad altri detersivi nel suo porgersi all'interno del mercato. Il nostro modo di commercializzare i prodotti è di creare valore all'interno della catena. Abbiamo parlato precedentemente di economie di scala, sono interne ed esterne, ovviamente grandi economie di scala in termini di produzione, in termini di sviluppo e anche in termini di commercializzazione. Se pensiamo per esempio che il brand Fusion di Gillette è stato commercializzato in tutto il mondo in meno di 12 mesi, quindi dal primo paese che ha lanciato il nuovo rasoio Fusion all'ultimo sono passati meno di 12 mesi. Abbiamo parlato di consumatore, che è poi un po' la ragione per cui siamo qua oggi, quindi il nuovo modo di conoscerlo e di arrivare quindi a parlargli nel modo più convincente e più completo possibile. In questo caso, conoscere il nostro consumatore attraverso ricerche di mercato, sviluppare un prodotto che a questo consumatore sia congeniale, che gli piaccia, riuscire poi a commercializzarlo, ci porta ad avere una comunicazione che nell'ultimo periodo è diventata sempre più olistica ed è andata sempre più a raggiungere il nostro consumatore nel momento in cui era più ricettivo al nostro messaggio. A questo punto volevo farvi un esempio di comunicazione che inizialmente sicuramente non era olistica, che però ha costruito, come dicevamo prima, un brand, direi quasi un'icona del panorama italiano, che è il brand Ace, che chiaramente, venendo da una storia di oltre 40 anni, aveva inizialmente un modo di comunicare abbastanza diverso rispetto a quello che ha adesso, che andava bene per la storia e per il momento in cui questa comunicazione era in onda. Però dovevamo riguardarlo a 360 gradi e vedere anche come Ace doveva cambiare con le donne che cambiano. Se potete mandare il filmato. Abbiamo visto un Ace che ha avuto un'evoluzione, la nonna non è sempre stata la stessa, aveva un atteggiamento prima forse più impositivo nei confronti della nipote che doveva imparare tutto dalla A alla Z, ad una nonna un pochino più complice della nipote, dove la nipote non aveva questo aspetto così sprovveduto, perché piano piano la donna a cui noi ci andavamo a rivolgere non poteva più essere trattata come totale sprovveduta. A dover arrivare a considerare che però la donna era cambiata ancora di più e quindi dovevamo guardare forse un attimo oltre rispetto a dove eravamo arrivati. Per cui la grande domanda era come creare i prossimi 40 anni di successo, come cambiare, ascoltare veramente le nostre donne e utilizzare nuove tecnologie per la comprensione di questo consumatore. Per cui l'abbiamo chiesto in realtà alle donne che cosa loro vedevano veramente in Ace, e andare un attimo al di là della nonna ha avuto sicuramente la necessità di raffinare le metodologie, perché altrimenti, penso svegliando chiunque nel cuore della notte nominando Ace, la prima cosa che viene in mente è la nonna. Per cui passando da telling e selling, quindi una comunicazione a una via, dall'azienda al consumatore, quasi passiva, dobbiamo arrivare a qualche cosa che sia un pochino più interattiva e quindi costruire una relazione, riuscire a entrare in sintonia col nostro consumatore.